Dal Vangelo secondo Giovanni. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico della scorsa settimana, ricordiamo, si concludeva con l'entusiasmo delle folle che volevano proclamare Gesù re. Quindi l'apice del successo, un trionfo, secondo noi. Per Gesù invece era stata la più grande delusione. Si era reso conto che non era riuscito a far capire il significato del segno da lui dato. Lui aveva preso 5 pani e 2 pesci, cioè tutto quello che la gente aveva a disposizione, e aveva mostrato che quel cibo non solo era sufficiente per sfamare tutti, ma era sovrabbondante. Aveva dato un segno e la gente lo ha equivocato, ha considerato Gesù un facitore di prodigi, l'equivoco in cui cadiamo anche noi. Il nostro mondo presenta tante falle, tante pecche, tante lacune che hanno bisogno di essere riparate: la fame, la miseria, le malattie, il dolore. Cosa ha detto la gente di Cafarno? Cosa si aspettava da Gesù? La gente deve aver detto: che bello, finalmente adesso è arrivato uno che risolve tutti i nostri problemi con i miracoli. L'equivoco in cui possiamo cadere anche noi. Gesù non è riuscito a far loro comprendere che il mondo nuovo non viene dal cielo con i miracoli, ma va costruito seguendo la sua proposta. Allora nasce un mondo senza fame, senza guerre, senza miserie. Questo era il segno che Gesù aveva dato e la gente lo ha equivocato. Che cosa accade dopo? C'è un testo evangelico di Giovanni che non viene ripreso oggi, ma che lo dobbiamo presentare perché ci aiuta a capire che cosa accade. C'è uno smarrimento generale. Gesù se ne va da solo sul monte. I discepoli si staccano dalla folla, quindi si formano 2 gruppi adesso. Vediamo, i discepoli che se ne vanno per conto loro partono su una barca, si dirigono verso Cafarnao senza che Gesù sia con loro. Dove stanno andando? E poi durante la notte il mare si agita, soffia un forte vento, sono da soli, Gesù rimane sul monte. Loro cercano di remare per 3 o 4 miglia, il mare è agitato, il vento contrario, e a un certo punto scorgono Gesù che cammina sulle onde del mare. Hanno paura, hanno timore, poi lo accolgono sulla barca, e quando accolgono Gesù sulla barca, quel mare agitato si calma e raggiungono subito la meta. È tutto molto misterioso. Cosa ci vuole dire l'Evangelista Giovanni? Questo racconto è una parabola dello smarrimento generale di fronte al segno operato da Gesù. Il fatto che Gesù se ne vada da solo sul monte ha un chiaro significato per chi tiene presente il simbolismo biblico del monte, cioè là dove si condivide il pensiero di Dio. E l'unico che sale sul monte è Gesù. Lui è l'unico che continua a pensare secondo i criteri del Signore. I discepoli, abbiamo detto, si staccano dalla folla. Loro vanno su una barca, attraversano il lago, ma senza Gesù sono colti dalla burrasca, il vento è contrario. Sono immagini con cui l'Evangelista presenta la loro agitazione interiore. Loro hanno capito il segno,
ma il loro cuore è agitato. A differenza della folla, loro si sono resi conto della proposta che Gesù ha fatto, cioè che devono abbandonare il mondo vecchio e fare un esodo verso quel mondo nuovo che lui propone di costruire. Però si rendono conto che accogliere la proposta di Gesù è molto complicato, perché si tratta di comportarsi come quel bambino che non ha trattenuto per sé il cibo, non lo ha venduto facendolo pagare, ma lo ha consegnato per amore, ha messo tutti i beni che aveva a disposizione dei fratelli e ha dato la prova che comportandosi così la fame del mondo è saziata. Il loro cuore però è agitato perché accogliere questa proposta è difficile. L'agitazione del mare, quindi, nella quale sono coinvolti, è l'agitazione dei loro cuori e dell'agitazione della comunità cristiana quando viene posta di fronte alla parola provocatoria del Vangelo che chiede una conversione, un cambiamento radicale delle scelte della vita. La paura che sperimenta ogni credente quando non percepisce la presenza di Gesù accanto a lui, quando crede che sì, lui esiste, che è risorto, ma lo immagina lontano, allora non ha il coraggio di aderire alla sua proposta, non lo sente vicino, allora è agitato. Quando invece con lo sguardo della fede lo scorge e lo accoglie sulla propria barca, quando si fida della sua parola, le onde si calmano. È a questo punto che inizia il brano evangelico di oggi che introduce la reazione delle folle. Sentiamo. Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? I discepoli che hanno capito il segno sono molto agitati, le folle sono smarrite. Non hanno capito, hanno equivocato il segno, cercano Gesù e non lo trovano, e non trovano nemmeno i discepoli, non sanno più dove andare né a chi rivolgersi. Sembra che tutti siano molto confusi e disorientati. E c'era da aspettarselo. Il segno dato da Gesù è estremamente provocatorio e le persone hanno bisogno di chiarimenti, vogliono capire bene che cosa lui pretende, cosa lui è venuto a dare. Bene, il brano è stato scritto per noi. Siamo noi oggi che abbiamo bisogno di un chiarimento per capire bene che cosa Gesù viene a fare nella nostra vita. Noi ci siamo riconosciuti nei discepoli sballottati dalle onde del mare. Ma adesso è importante che ci riconosciamo in queste folle di Cafarno, che ci riconosciamo nelle loro attese, perché sono le nostre attese, ciò che noi ci aspettiamo oggi da Gesù. Queste folle cercano Gesù e lo trovano di là dal mare. Gesù ha fatto il suo esodo. Gesù voleva introdurre queste folle nel mondo nuovo, ma non lo hanno seguito. Sono rimaste con i piedi piantati nella loro terra, che era la terra di schiavitù, il mondo vecchio. Non lo hanno seguito e continuano a cercarlo, ma per la ragione sbagliata. Da lui si aspettano ciò che lui non è venuto a dare. Difatti, quando lo trovano, gli dicono: quando sei venuto qui? Non è questa la domanda che loro volevano rivolgergli. Quella che loro hanno in mente è un'altra ed è questa.
Gesù, tu compirai per noi dei prodigi per facilitarci la vita in questo mondo? Quando noi abbiamo dei problemi e delle difficoltà, tu le risolverai con dei miracoli, perché se tu non ci favorisci in queste cose concrete, in questi bisogni materiali che noi abbiamo, a che serve averti incontrato? Notiamo, se queste attese della gente di Cafarnao non sono molto simili a quelle di tanti cristiani di oggi. Abbiamo sentito anche noi delle espressioni molto simili a quelle degli abitanti di Cafarnao, quando per esempio la gente dice: io sono un credente, ma se poi, quando ho bisogno, perché malattie, difficoltà, e invoco il Signore e Lui non interviene, a che serve allora credere? Sono le stesse obiezioni che vengono sollevate dagli abitanti di Cafarnao. Da Gesù si aspettano solo che Lui intervenga per aiutarli nei loro bisogni materiali. Sentiamo adesso la risposta che dà Gesù. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di Lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gesù non risponde alla domanda che gli hanno rivolto, perché non è quella che loro hanno in mente. Gesù risponde a quella vera: voi mi cercate non perché avete capito il segno, ma perché avete mangiato quei pani e quei pesci. Cioè, voi mi cercate perché io risponda con miracoli ai vostri bisogni materiali. In realtà, voi non cercate me, voi cercate i pani e i pesci. È l'equivoco che è presente ancora oggi nella mente di tante persone, anche di tanti cristiani. Chiediamoci per quale ragione cercano il Signore. Se le loro preghiere fossero rivolte a Lui per ricevere ciò che Lui dona, dovrebbero chiedergli la luce per fare le scelte corrette nella vita, per vederci chiaro, per non sbagliare. E Lui ci insegna ad amare, a donarci, a non trattenere per noi stessi i beni, ma a pensare alla vita del fratello. Nelle nostre preghiere invece non chiediamo di darci la forza di donare, chiediamo di ricevere. Quali attese rivelano queste nostre preghiere? Pensiamo anche nel giorno del Signore, quando siamo riuniti e dovremmo sentirci in piena comunione con i bisogni dei fratelli, noi ancora, anche nel giorno del Signore, ci ripieghiamo su noi stessi, sulle nostre richieste al Signore perché intervenga a risolvere i nostri problemi materiali. Del resto, tanti hanno abbandonato la loro fede perché i bisogni per i quali in passato si ricorreva a Dio e ai santi oggi vengono risolti dalla scienza e dalla tecnica. E quando questo accade, vuol dire che si è equivocata l'identità di Gesù. Qual è la risposta che Lui dà? Non cercate da me il cibo che perisce, ma il cibo che rimane per la vita eterna. Ci sono due alimenti per due vite. C'è l'alimento per la vita materiale, questo perisce perché perisce la vita biologica, e c'è un'altra vita. Noi in italiano abbiamo un solo termine, in greco ce ne sono due, bios e zoe, a cui si aggiunge l'aggettivo aionios, vita eterna, o meglio, vita dell'Eterno. La vita biologica, lo sappiamo, che si conclude, che finisce,
Ricordiamo ciò che dice il salmista del Salmo 49, il quale parla dei ricchi, quali hanno tutto, ma dice lui, per quanto loro paghino il riscatto della loro vita, non basta mai per vivere senza fine e non vedere la tomba. È la vita che perisce. L'alimento di questa vita è molto importante, ma va tenuto presente che è una vita che perisce. Gesù dice: non cercate da me questo cibo che voi vi dovete procurare. Da me dovete attendervi il cibo che alimenta la vita che non perisce, che è la vita che Dio ci dona e che non è toccata dalla morte biologica. Allora, chiediamoci un po' per la nostra vita. Questo ripiegamento e questo pensare unicamente al cibo che perisce, dimenticando che abbiamo un'altra vita da alimentare. Che senso ha? Fa darci tanto da fare per cose che sono destinate a perire. Sono anche importanti, ma non è importante il vestito firmato, l'ultimo modello di macchina. Pensiamo quanto impegno ci mettiamo per attirare l'attenzione degli altri, per salire di un gradino nella scala sociale, per avere magari un po' di visibilità in TV o sui giornali. È cibo che perisce. Noi lottiamo per ciò che non ci sazierà in profondità. Non sazieremo mai la nostra fame di vita con queste cose. Noi bramiamo una vita che rimane per sempre, perché siamo fatti bene, prendiamone coscienza. Altrimenti vivremo male, saremo sempre allo sbando come le folle di Cafarno. Gesù non è venuto a portare nel mondo il pane per la vita biologica. Eccolo l'equivoco dal quale oggi Gesù ci vuole tirare fuori. Allora, facciamo una verifica nella nostra vita e vediamo il motivo vero per cui cerchiamo il Signore. Che cosa si deve fare allora per avere questo cibo che dura per la vita eterna? Ecco come Gesù adesso ci risponde. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Le folle di Cafarnao, che sono andate alla ricerca di Gesù e che adesso gli stanno ponendo tutti i loro interrogativi, sono composte da persone religiose. Gente che ogni sabato frequenta la liturgia della sinagoga, persone che vanno al tempio, che pregano, offrono delle elemosine, praticano il digiuno. Allora si rivolgono a Gesù e gli dicono: ma oltre a queste opere che noi facciamo, cosa chiedi in più tu? È la richiesta che noi dobbiamo fare a Gesù, perché anche noi siamo dei praticanti della religione. Cosa si aspetta Gesù in più, oltre a quello che stiamo già facendo? La risposta di Gesù: non altre cose in più. C'è un'unica opera che viene chiesta da Dio: credere in me. Credere in colui che il Padre del Cielo ha inviato, che è Gesù di Nazaret. Cosa significa credere? Noi impieghiamo spesso l'avere fede, è la stessa cosa. Giovanni non parla mai di avere fede, ma di credere. Credere vuol dire fidarsi della proposta di vita che Gesù ci fa. Ne sentiamo tante di proposte di vite riuscite
E non possiamo sbagliare perché ne abbiamo una sola. Credere vuol dire scelgo la proposta che fa Gesù di Nazareth, cioè donare la vita per amore, non trattenere i beni per sé, ma consegnarli al fratello perché viva. Questa è la sua proposta. Credere vuol dire mi gioco la vita su quello che tu mi chiedi di fare. E è chiaro, è una proposta molto impegnativa e non si può sbagliare. E allora viene il dubbio, ma non avrò dei rimpianti io dopo se non mi sono goduto la vita? Ecco la ragione per cui le folle di Cafarno dicono a Gesù: dacci un segno che comprovi che la tua proposta viene da Dio, proposta che tu stai incarnando. E fanno anche un riferimento. Dicono: Mosè ha chiesto fiducia al popolo che lo ha seguito nel deserto, ma lui ha dato una prova, un segno dal cielo, ha fatto scendere la manna. E Gesù non accetta di comprovare la verità della sua proposta facendo dei miracoli. La fiducia in Gesù, teniamolo presente, non deriva da prove di miracoli e nemmeno da prove razionali. È ragionevole la sua proposta di vita, ma tu non la puoi comprovare con la razionalità. Gesù chiede la fiducia che chiede un innamorato. Un innamorato non può dare prove a una ragazza dicendogli: tu avrai la certezza, puoi comprovarlo che ti renderò felice. Non può provarlo. O ti fidi o non ti fidi di lui. Ti dà solo una prova, la bellezza della sua vita, donata per amore. E allora ti chiede: vuoi puntare anche tu la tua vita sulla mia, insieme con la mia? E adesso Gesù sviluppa il confronto fra il dono che ha dato Mosè, il dono della manna, e il vero pane che discende dal cielo. Sentiamo. In verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Chi è innamorato vuole che sia felice la persona che lui ama, e sa anche che non può essere felice se non stando con lui. Per questo la vuole conquistare. Gesù è l'innamorato che vuole convincerci che soltanto Lui può riempire il nostro bisogno di amore infinito, di gioia infinita, di vita che dura. E non dà prove. Ci attira come fanno gli innamorati, con la sua bellezza. E ci dice ciò che Lui ci può dare. Non ti darò il cibo materiale, quello te lo procuri tu. Hai bisogno, certo, del cibo che alimenta la vita che perisce, ma se pensi di saziarti solo di questo cibo, tu rimarrai deluso. Sono gli altri amanti che ti promettono di saziare la tua fame e sete di gioia semplicemente con le cose materiali. Non io. Stai attento però che loro ti imbrogliano, non ti daranno mai la pienezza della gioia. La manna era un dono di Dio, ma era pane per la terra, pane che perisce, non pane del cielo, quello vero, quello che alimenta la vita che non perisce.
La manna ammuffiva. Nella manna si formavano i vermi a un certo punto, come vengono corrosi dalla ruggine o rubati dai ladri i tesori che vengono accumulati in questo mondo. Il pane del cielo alimenta una vita che non perisce. Le folle non capiscono, continuano a pensare che il pane che viene dal cielo sia quello materiale, ed è anche quello che pensiamo ancora noi, che le grazie che vengono dal cielo siano quelle che aiutano la nostra vita materiale. Ed è solo quello che le folle desiderano, e allora Gesù chiarisce: io sono il pane della vita. È Lui che sazia il più intimo e il più profondo dei bisogni dell'uomo. Tutto ciò che noi facciamo ha come obiettivo raggiungere la gioia. È di questo che noi abbiamo fame e sete. Ma se pensiamo di saziare questa fame e questa sete con il cibo che perisce e attingendo acqua a pozzi che alla fine seccano, noi rimarremo delusi. La gioia ne facciamo tutti l'esperienza. La gioia, la felicità che vengono dal piacere, il piacere è benedetto e voluto da Dio. Ma poi passano gli anni e questi pozzi seccano. Se noi abbiamo puntato tutto su questa acqua, l'acqua dei piaceri che vengono da questi pozzi, quando passano gli anni seccano. Noi eravamo gratificati dal successo professionale. Poi andiamo in pensione, non ci telefona più nessuno, il pozzo è seccato e noi continuiamo ad avere sete. Ci piaceva la musica, poi diventiamo un po' sordi, non la gustiamo più. Ci piacevano i libri e non riusciamo più a leggerli. Ci piacevano i viaggi, non li possiamo più fare. Sono pozzi che seccano, ma la sete rimane in noi. È la sete di infinito, la sete di Dio che Lui stesso ha messo dentro di noi affinché lo cerchiamo. Ricordiamo il grido del salmista: ho sete di te, o Dio, ho sete del Dio vivente. Oppure la profezia del profeta Amos: verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Oppure Geremia, il quale confessava al Signore: quando io ho trovato le tue parole, le ho divorate con avidità. La tua parola fu per me una gioia e una letizia per il mio cuore. L'unico pane che sazia il bisogno di gioia piena è la parola di Cristo, è il suo Vangelo, non la manna del deserto. E finché uno non trova questo pane che sazia, sarà sempre inquieto, anche se fosse colmo dei beni di questo mondo, perché teniamolo presente, sono tutti beni che periscono. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.